ci mette? Quanto ci mette? È un quarto d'ora che lo aspetto, un nuovo cliente che qua si è trasferito e io aspetto. Pista, attenzione! Azzo, mi sono sbattuto di brutto, Anna. Non sei tu sono il nuovo cliente. Sono io il nuovo cliente. Sono io, naturalmente. Aspetta che parcheggio la bicicletta. Mettiamo qui. Non è possibile. No, cioè, tu guarda, hai comprato sto villone. La bicicletta, bicicletta bellissima. Io sto parlando della villa, il villone. Guarda il trick che so fare, pedalo di lato. Bravissimo, mamma mia, proprio eccellente. Eccellente, mi chiamavano Erbicicletta. Che ci fai qua? Ho comprato la villa, l'ho chiamata Villa Margherita, guarda, bellissima questa casa. Che bel nome, che bella scelta. Necessita di un pochino di sistemazione perché, vedi, è buia, fa schifo. Allora, guarda, è enorme, pure. Molto bella, qui ci vedo una bella cucina in muratura, bella. Poi al piano di sopra, come puoi vedere, ci sono le stanze. Queste qui le muriamo perché io non voglio ospiti, capito? Quindi niente. Scusa, una camera tua, uno studio, una sala da biliardo? Allora, guardi, devo dire io perché questa è casa mia, devi scassare la wallera. Allora, qui, qua non voglio, qua si chiude e voglio salire direttamente al piano di sopra, hai capito? Così. Sì, certo. Ok, no, non è vero perché c'è solo una camera qua. Finalmente. Allora, senti, se tu hai chiamato me è perché tu non sei capace, mentre io sì. Allora, tu va bene. Odi gli esseri umani, va bene? Sì. Non ti piacciono gli ospiti, perché gli ospiti sono come il pesce. Se stanno puzzano. Dopo 2 secondi puzzano. Quindi 2 secondi ci mettono a puzzare, esatto. È vero. Qui è un bel giardino. Mi piace molto qua, invece. Qua un bel posto d'acqua, ci voleva una jacuzzi. Sì. Ah, poi qui spio i vicini, capito? Chi vivrà lì? Una bella donna? Ah, lì non lo so. Là ci vivo io. Quella lì vivi tu, quella là? Sì, in quella là ci vivo io. Allora voglio una postazione qui. Voglio una postazione di spiaggio qui. In modo che io possa croccarmi e guardarti mentre ti spogliacci. Allora, sei un gran maiale, va bene, io te l'ho detto. Fidanzati si può fare, sì. Vabbè, allora, se eravamo fidanzati, io vivevo nella villona, non in quella baracchetta, però vabbè. Vabbè, volevo un po' di privacy va per bene, fare le cose. Dove privacy. Vai? Vieni qua, c'è bisogno della bicicletta. Allora, senti. Come no? Ci penso io, tu vieni con me. Ne ho un'altra. Ma non ti preoccupare, vabbè. Va bene, allora. Andiamo. Non ti preoccupare, ogni cosa ci pensa Anna. Guarda, partiamo da questo lato di qua. Vieni con me, vieni. Sì, vuoi una bicicletta anche tu per aggirarti qui? Che ti viene Volevo meglio? Il carrello, ma ho cambiato idea. Guarda, allora. Guarda, ti lascio la mia bicicletta. Ma se io vuoi. Sto a cercare di dirti cosa voglio fare con casa Va tua. Va bene, me la fai rossa? Cosa? La bicicletta. Ah, certo, sì, prendo il mio scatolone fabbricone un attimino. Allora, guarda, qui c'ho tutti i miei. Non posso metterlo. Ma porca miseria, maledetta Ikea. Non lo posso mettere, ma non serve, non serve. Perché c'è, insomma, tienti la tua bicicletta che qua, adesso c'ho tutta la scritta rotta. Ok, andiamo, vieni. Allora, va bene. Lo vuoi un camino? Sì. Quale vuoi? Questo qui in vetro, questo un po' grande, più sofisticato, questo qua? No, questo qua. Questo qua, preso. Sì. Eccolo qui, abbiamo il nostro fireplace. Ti piace questa cascata qui, artificiale? No. Mi piacciono queste piante, ne voglio i cactus, ne voglio molti. Allora ti prendiamo 3 piante. Poi decido di volere queste tende qua. Queste qua qui lunghe, che chiuse, proprio impediscono le viste. Da maniaco, ecco qua, ne prendo 6. Poi voglio le telecamere di sorveglianza, perché la gente mi spia. Certo, sono guarda pazzo. Queste qui che sono un po' più discrete, che dici? No, quelle grosse. Quelle grosse devono anche incutere timore, guarda, ne prendiamo 4, 5, non lo so, 4. Poi voglio questi fari, perché gli zombie potrebbero giungere la notte. Sì, questi grandissimi, ok, ne prendiamo, guarda, ne prendiamo 4 per mettere qua tutto intorno al perimetro, mi sembra giusto. Sì, poi voglio... Vediamo qua. Ok. Voglio il distributore, quello grande. Lo sapevo. Allora, ne voglio guarda, due. Ne mettiamo uno in camera da letto. Sì. E uno nello studio. Poi voglio questi sono espositori di vestiti. Voglio gli scheletri per incutere paura a chi entra. Faccio Oh, certo. Prendine allora, guarda, 5. Poi quello con le rotelle? No, quello fermo. Quello fermo. Ok, ne prendiamo 5. Uno, due, tre. Si può cambiare. Certo, non ti preoccupare. Poi vediamo tutto quanto quando sarà finito il lavoro. Allora, vediamo un po'. Poi voglio una lavagna. Una lavagna? Sì. Nera e poi o... voglio. La vuoi nera o verde? No, quella nera. Nera, eccola qua. Poi ci devono essere delle scritte sopra. Quindi non devi so scriverci delle cose intelligenti. Non so se la sto prendendo. Aspetta. Ok, l'ho presa. Ecco qua. Aspetta, che mi sono incastrata. Ecco qui. Mi stai riempendo comunque. Poi voglio questa tenda qui. Ok. Per fare campene. Voglio due. Due. E voglio anche questo trampolino bello. Molto bello. Questo io so che sei un amante di trampolini. Sì. L'ho preso. Mi piace. L'ho preso io,
Non mi devi rubare le cose che faccio spesa io. Ecco qua. Poi voglio lo scivolo, questo qua con la casetta. Ok, ma dentro casa vogliamo metterci qualcosa? Vogliamo mettere solo monnezza? Poi voglio due canestri, questo. Oh, signore, ok. Bellissimo. Okay. E poi voglio un'altalena batticulo. Questo modello. Oh, che modello. Bello il batticulo, bellissimo. Dammi qua batticulo, ecco qua. E perfetto. Poi per il fuori basta, perché stiamo a mettere di tutto. Ah, perché... questo cassonetto dietro verde per spiare da dentro. C'è anche la monnezza dentro. Perfetto. Bellissimo. E okay. Poi, beh, qui mi piacciono un sacco queste cose. Un'amaca. Modello, un'amaca amica, mi piace. Questa qui rossa. Ok, ma non ti preoccupare, amica, che quella amaca si può customizzare bene. L'ho presa? E poi, boh, per il dentro della casa sinceramente lascerei fare a te, perché non voglio mettere bocca. Però decido di volere anche un tagliaerba. Aspettami, dove sei? Qui, eccomi. Un tagliaerba. Un tagliaerba, ecco e qua. E una casa del cane. Certo, la casa del cane ci sta benissimo, ecco qua. Ok, ce l'ho, non io, so... tieni il tagliaerba. Ok, dammi il tagliaerba, perfetto, ok. Senti, allora, visto che mi hai affibbiato questo grandissimo lavoro, io ti darò un pet in omaggio. Ok, però aspetta, voglio anche questa vuoi statua di me. Vuoi dei nani da giardino? No. Sì, sì, sì. Sì, quali vuoi? Questo qua con la carriola. Questo con la carriola. Ne vuoi due, tre, quanti vuoi? Un paio nascosti. Ok, ne prendiamo qualcuno. Poi voglio questa statua di me che mi imbizzarrisco a cavallo. Certo, eccola qui. E questa statua di me che sfuggo a un pigmenin. Ok, no, sono due diverse. Ah, e le voglio tutte e due. Ok. Queste raccontano le mie epiche avventure. E poi, boh, questi palloncini sono bellissimi. Io non so se sto prendendo cose, perché qui io non sto prendendo un cavolo, però va bene. Oh, per forza, non fare scherzi, che poi sì, te sì, dimentichi. Vabbè, ho preso un carrettata di roba. Poi voglio la mia sedia da regista di video meravigliosi. Certo, certo. E anche la telecamera. Ma quella certo, lì, robotizzata. Questa robotizzata, questa qui, certo. Ecco qua. E basta. Basta? Ci sono un sacco di cose, il mio microfono supremo. Il microfono supremo mi sembra giusto, eccolo qua. La mia famosa arpa. Bah, no, l'arpa no. No, l'arpa no. Va bene, e allora basta, dai, per il dentro. Non vuoi un flipper? Un flipper lo vorrei. Anche un tavolo biliardino, da biliardo, magari. Un biliardino, cosa vuoi? Un biliardino, per giocare con gli amichetti. Ok, che non ci sono perché non li vuoi dentro casa, ok. Vabbè, lo metteremo fuori. Un jukebox? E poi... No. Non ti piace il jukebox? No. Voglio un sacco da box. Questo. Ah, un sacco da box, ok. Punching ball, eccolo qui. E basta. Ok. Vuoi dell'altro? Ah, giusto, stavamo parlando del tuo animaletto. Non vuoi... vuoi questo ultra mega plasma televisore? Sì, il plasma lo voglio, ovviamente. Ok, prendiamo questa TV bellissima, il plasma. Dammi qua, ecco qua. E dammi anche un pettino, per favore, me l'hai promesso. Allora, il pettino te l'ho detto che te lo offre la casa. La scelta è tra un riccio, un pesce, un pappagallo. E ci sarebbe anche un'altra bestia che però non ti dico, quindi ciao. Scelgo il serpente. No, io non ti ho detto che c'era un serpente. Sapevo che c'era. Oh, bene. Il serpente. Allora ti lascio costruire cagando la mia bicicletta e me ne vado. Va bene, allora alla prossima, Vuoi la bicicletta per caso? No, no, io sto a posto. Te la lascio, vai. Ciao. Ciao. Roba da pazzi. Con due scatole di spesa sono tornata. Con due scatole di spesa piena. Cioè, guarda qui quanta roba. Ecco qua, guardate. Tutta questa roba. Tutta per arredare la casa di Lario. Ma... non vi preoccupate, perché ci pensa Anna, che innanzitutto ho già installato le luci, perché altrimenti era un buio pesto. Iniziamo a sistemare un po' le cosine in giardino. Tipo qua abbiamo il bidone, la tenda, il batticulo, questa cosa, questa qui, la casa del cane, le statue, bla bla bla. Questa roba qui non mi sembra che serva. Vediamo un po'. Allora, qua abbiamo anche il mio scatolone degli attrezzi che lascio qui. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Cominciamo col bidone. Allora, il bidone lui ha detto che lo vuole in un punto dove può spiare cose del genere. Quindi io direi di metterlo qua. Voilà. Bello. Lo mettiamo un po' più di qua. Ancora un po'. Perfetto. Lo mettiamo anche un po' di qua. Vediamo un po'. Sì, un pochino più di qua. Perfetto. E lo coloriamo anche di un bel colore. Vediamo un po'. Bello, era bello rosso però. Sì, lo voglio rosso. Vediamo un po'.
Mazza quanta monnezza. Ma Lion fa un fracasso di monnezza. Chiudi sto bidone. Ok. Poi abbiamo il nostro bel batticulo. Lo mettiamo così. Lo giriamo un po'. Mi piace così. Lo coloriamo. Oh, bellissimo questo. Mi piace. Per caso si può anche decorare? No? Ma si può fare il batticulo? Bellissimo. Mi piace molto. Poi, che cos'altro abbiamo qui? Abbiamo la casetta del cane, il trampolino, l'amaca, degli gnomi. E abbiamo anche questa roba qui. Mamma mia. Oh, io ho comprato anche... Vi faccio vedere. Allora, avevo visto che effettivamente c'era molto spazio, ma non c'era l'articolo interessante. Ma io l'ho preso. Guardate che bellino, dov'è il mio dollino? Mi serve il dolly, questo. E mi serve anche questo pennellino qua. Lo facciamo un po' più indietro con il dolly. Ecco, un altro po'. Sì, un po' più di qua centrato. Sì, mi piace. Allora, vediamo un po'. Oh, bellissima! No, la voglio così, la voglio assolutamente così. Oh! Non si può decorare, ma si può colorare. Allora, la piscina per forza blu. Per forza, cioè proprio è obbligatorio. La piscina deve essere per forza blu. Quindi la mettiamo, la giriamo. Ecco qua. Bellissima. Il fatto che non so come si possa riempire, magari è un problema, però pazienza. Poi mettiamo l'amaca. L'amaca io direi di metterla qua vicino. Bella, mi piace molto. La giriamo. Ecco qua. La cambiamo, vediamo un po'. La possiamo fare a righe, a lui piaceva a righe. La coloriamo. Oh, bellissima. Bellissima, mi piace un sacco. Scommetto che non si può decorare perché tu ci puoi mettere sopra. Esatto, però è molto bella, mi piace. E, primo easter egg, mettiamo un gnome. Oh, il castello di sabbia. Questo gnomo mi piace. Lo mettiamo di così. Si può colorare, chissà. No, lo mettiamo lì. Il primo gnomo andrà lì dentro. Poi abbiamo dello spazio per un paio di canestri. Sì, allora ne mettiamo uno qui. Lo voglio più indietro. Dove c'è quest'erba? Non la voglio. Ecco qua. Mettiamo il nostro primo canestro. Vediamo un po' se si può... Non si può decorare. Si può cambiare. Non si può cambiare. Lo possiamo colorare. Certo che lo possiamo colorare. Lo facciamo arancione. E l'altro lo facciamo sempre qui. Lo mettiamo qua. Mi piace. Lo facciamo sempre arancione. Eccolo qui. E abbiamo il nostro piccolo campo da basket. E mettiamo un altro gnometto. Uno gnometto. Lo mettiamo... Non lo voglio mettere fuori. Non lo voglio mettere fuori. Anzi no, ce lo metto e lo metto qua. E mettiamo, allora vediamo un po', non tu, oh sì, tu con la carriola, sì, che fai cose sospette e strane. Invece la tenda. La tenda io voglio metterla qua davanti, proprio qua davanti. Perché, oh, due tende erano. Allora, la mettiamo una qua dietro, la spingiamo un po' qua, ecco qui. Sì, mi piace. E la andiamo a mettere un po' più in là, sì, mi piace. E la coloriamo di rosso, mi piace molto. Oh, che bello, si apre pure. E non si può decorare. Che noia quando non si può decorare, però vabbè, non fa niente. E ne mettiamo un'altra da questo lato di qua. Mi piace molto. Chiusa, la lasciamo. E la facciamo di qualche colore. Oh, mi piace questa rossa così. Ma no, la voglio gialla. Mi piace gialla. E la lasciamo qui. Il trampolino è l'ultima cosa che andiamo a mettere. Lo mettiamo qui. Qui mi piace. Lo mettiamo proprio qui. Ecco qua. Bello. Molto bello. Lo facciamo un po' più indietro. Ecco qua. E lo facciamo come piaceva a lui. Eccolo. Guardate che roba. Tutto bello. Aha, molto fichissimo. E... Ma funzionerà? Puoi saltare di più, quindi sì, in parte funziona, in parte funziona, dai. Non facciamo troppo i pignoli, funziona abbastanza. Ok, l'ultimo gnomo invece lo andremo a sistemare in un altro posto, ma vediamo tra pochino. Allora, innanzitutto qui abbiamo un sacco di roba interessante, abbiamo gli scheletri. Gli scheletri direi di piazzarne un paio in giardino. Perché non si può mai sapere. Ne mettiamo tipo uno qua.
che secondo me sta sempre bene. Vediamo un po'. Gli possiamo mettere anche le rotelle. Ecco, mi piace. Non si può decorare, si può colorare? No, si può colorare solo lo stand. Lo stand lo faremo verde, perché così si camuffa un po' di più. Ne metteremo uno qui. Poi ne mettiamo uno qua dietro l'angolo, tipo. In questo punto qua mi piace moltissimo. Ecco qua. E lo coloriamo sempre di verde. Eccolo qui. Poi ne mettiamo un altro che ti osserva un po' qui. Sempre di verde. Molto bello. Poi ne abbiamo altri due. Uno penso che ti osserverà tipo da qua dietro. Mi piace molto qui. Mentre l'ultimo, francamente sono un po' indecisa, credo che anche questo lo terrò per dentro casa, perché può essere una cosa molto interessante piazzarlo un po' in qualche posto strano. Allora, secondo me lo studio di Lion è perfetto qua all'ultimo piano. Io ho comprato un bel conference table, che è un bel tavolo da conferenza, molto grande, molto bello. Lo facciamo un po' più indietro, un po' più indietro, vediamo. E un po' più avanti. Ecco qua, dovrebbe andare bene. Vediamo un po' se si può cambiare. Mi piace. Con le gambette così mi piace. Lo voglio di legno scuro. C'è di legno scuro? Bello, mi piace. Anzi, così è perfetto, perfetto. Vediamo se per caso si può decorare. Anche se, oddio, ho i miei dubbi, però mettiamo un faretto di qua. Mettiamo un faretto di qua. Mi piace molto. Anzi, devo farlo ancora più indietro, perché devo prendere il microfono. Certo che sta telecamera un po' grossa, è un po' ingombrantina. Allora, mettiamo il microfono qui. Bello. La telecamera qui. Bellissima. Mi piace tantissimo. Perfetto. Vediamo un po' se qua si può cambiare qualcosa. No? Qua il microfono lo facciamo così. Mi piace. Vediamo. Allora, lui veramente voleva questa. Ma è troppo ingombrante, secondo me. Il microfono, anche questo è bello, però voglio questo. I fari, questi secondo me sono più opportuni. Almeno in questa stanza, secondo me sono più opportuni questi fari. Facciamo così. Ecco qua, tutto bello illuminato. Dopodiché, allora, io avevo comprato il computer. Ma io non ho capito come si mette questo attrezzo, perché cade. E sta cosa mi rende estremamente triste. Quindi io spero che decorando... Wow. È molto bello. Però io volevo un computer. Non volevo delle bibite. Ma allora, questa cosa mi sta rendendo piuttosto triste. Veramente piuttosto triste. Questi sono due computer. Quindi possiamo fare un po' finta. Anche se stanno proprio in mezzo alle balle. Quindi... No, sono veramente molto infelice per questa cosa, perché non si è capito bene. Però vabbè. E voglio mettere allora questa. È una bellissima cosina che non si può decorare neanche. Va bene, non fa niente. Non ci offendiamo assolutamente. E poi ho preso delle mensole che faremo più in qua. Vieni Dolly. Ancora di più Dolly. Ok. Allora, io qui sopra vorrei piazzare l'animale che mi ha chiesto Ettore, ma cade. Io non ho capito perché cade. Non ho capito veramente perché cade. Cioè, deve esserci un blocco. Un blocco? Vabbè, allora, faremo così. Visto che ha voluto questo animale nel suo studio, io glielo metto qui. Allora, non è questo, non è questo. Eccolo qua. È brutto come la fame sei. Sei un terribile creatura orrendo. Ma ci sei. Ho promesso che dovevi esserci e ci sei. Quindi io sto a posto con la coscienza. Mettiamo la sedia. La mettiamo qui. Molto bella. La facciamo anche di un colore molto scicchettoso. Tipo questo arancione. Mi piace. La facciamo anche un po' più in qua. Ecco qua. Perfetto. Mettiamo anche un bel distributore. Perché abbiamo detto che ci voleva. Mazza. Questo è un po' grosso. Lo facciamo più piccolino. Per tutte le esigenze, non vi preoccupate, perché c'è sempre Anna alle vostre dipendenze. Va bene, è una grande, un grande slogan. Mamma mia, sono bravissima. A questo punto decoriamo un po' questo. Oh, wow! Bello con le foto, mi piaceva con le foto. Anche questo è molto bello. Bello? Questo mi piace con un corno?
Allora, il corno effettivamente ci poteva stare bene perché lo sapete che Lion usa gli strumenti strani musicali. Mi piace molto. Questo non si può, va bene. Dunque, abbiamo messo un cactus. Il cactus è fondamentale per la decorazione di questa casa. Mi piace moltissimo. Direi anche di ruotarlo un pochino. Ecco qua. Bellissimo, bellissimo, veramente mi sto quasi commuovendo. E poi metterei anche un gnomo. Lo gnomo lo andremo a mettere qua dietro il tavolo, proprio qua, perché così lui non se l'aspetta. Non lui, non lui, ecco qua. Questo, questo gnomo qua, ah, che sta su un fungo e ti osserva e ti guarda e ti dice... Sono un gnomo. Ok. Poi mettiamo quest'ultimo scheletro. Allora, l'ultimo scheletro io pensavo di metterlo qua, nel sottoscala, perché secondo me ci sta benissimo. Ok. Ecco qua. Perfetto così. Ecco qui. Ok. E adesso finiamo di decorare la casa. Signore e signori, la casa laionica è finalmente completa. Come vedete, ho aggiunto qualche piccolo ritocco, tipo questi fari da giardino, questo tagliaerbe che mi ero dimenticata, perché giustamente Lion vuole essere tranquillo che nessuno zombie lo assalti durante la notte. Qui abbiamo l'ingresso con l'appendi abiti, un bello specchio e l'angolo camino. Guardate com'è bellino, secondo me si può pure accendere. Oh, si può anche accendere. Oh mio Dio, che bello. Allora, qui abbiamo una delle statue fantastiche, molto belle, mamma mia, molto affascinanti. Qui abbiamo il nostro scheletro e qui abbiamo il salottino con un bellissimo tavolino con dei cocktail che stanno aspettando di essere bevuti. Mentre qui abbiamo la sala da pranzo con un bot, madonna mia, voglio un hot dog subito. Anche un bel candelabro. E abbiamo la nostra bellissima cucina con un sacco di roba sopra. Porca miseria, sta casa l'ho fatta bellissima, la mia fa schifo. Andiamo al piano di sopra, dove abbiamo innanzitutto questa bellissima statua di Lion che cavalca il suo pomellone. E qui abbiamo la sala giochi laionica con questa bella lavagna che credo serva per segnare i punti, per segnare i punti. La sedia da regista, un bel cactus. Poi abbiamo qui un flipper, un bel distributore, un biliardino e le tende bellissime che si possono anche aprire e chiudere. Per il momento le lasceremo aperte. Oddio mio, che bello. Oh mio Dio. Ah, che bello. Va bene, ok. Poi qui abbiamo la camera da letto laionica, bellissima, con una sveglia e una matita nel cassetto. Abbiamo un bellissimo armadio laionico, un bel punching ball e quest'altra statua di Lion, sempre con le orecchie perché è un po' piglin, che picchia. Allora, la smetti di suonare, sveglia maledetta. Ok. Possiamo andare avanti. Si accenderà questa? Non si accende. Qui abbiamo la collezione di lava lamp di Lion, perché è molto risaputo che lui le colleziona. Qui abbiamo un'altra tenda. E qui abbiamo il bagno con la vasca, come vi avevo detto, con, guardate bello, un bello stereo per ascoltare la musica. Mentre ci fa il bagnetto, guardate che bello. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche l'altro bagno, perché qui i bagni non mancano mai. Abbiamo quest'altro bagno qua con la doccia ad angolo, bellissima, e tutto il fantasticume. Poi abbiamo all'ultimo piano lo studio laionico con lo gnomo misterioso, la bicicletta Graziella. Qua purtroppo il computer non ci sono riuscito a metterlo. Il Pino Pinolo e una fantastica collezione di strumenti musicali, più una cassaforte in cui sono contenuti tutti i segreti laionici mistici. Ma credo che per questa volta abbiamo finito finalmente il tour di questa fantastica casa. Speriamo solamente che il padrone di casa sia contento del risultato, anche perché ho fatto una fatica immane. Io adesso mi metto qua sul divano, molto comoda, visto che a casa mia fa tutto molto schifo. Mi godo questo fantastico programma. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui. Fatemi sapere nei commenti se vorreste ci fosse un'altra casa da arredare di chi. E io vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!